presente all'angolo blu. Signore e signori, amici sportivi, buonasera, è Mario Mattioli che vi parla e vi saluta. Le immagini coordinate da regista signor Umberto Orti vi giungono dalla Geo Palace di Olbia, dove è stato sistemato il ring che fra qualche minuto vedrà il campione europeo dei pesi gallo Simone Malodrottu difendere il titolo dall'assalto dello sfidante ufficiale, il nord irlandese Damien Kelly. Si tratta della sesta difesa del titolo da parte del pugile sardo, che lo conquistò proprio qui in questo impianto oltre 2 anni fa, battendo i punti il francese Patrak, ed è la seconda volta contro Kelly. I due infatti si sono già incontrati il 21 aprile scorso. Vinse Malodrottu, ma a Belfast non la presero troppo bene, perché a detta dei più il pugile di casa si era comportato meglio, ma il divario nei cartellini fu netto e la vittoria del nostro campione ineccepibile. Per la verità, tuttavia, anche io non vidi in quell'incontro la grande superiorità registrata sui cartellini stessi. Sicuramente il clan di Malodrottu, a cominciare da Tony Puddu, il suo promoter, non gradirono, tuttavia poi ci siamo spiegati proprio a Santa Teresa di Gallura in occasione dell'ultima difesa vittoriosa del titolo. Questa sera l'incontro rappresenta come sempre delle difficoltà notevoli, perché Damien Kelly è un pugile ostico, cattivo il giusto, e poi ha un modo di combattere strano. Colpi in serie velocissimi, grande mobilità sulle gambe, insomma Malodrottu lo ha già incontrato, però evidentemente, pur conoscendolo, dovrà comunque stare attento alle caratteristiche principali del suo avversario. La bilancia del pronostico, a mio avviso, in favore del nostro pugile, ma occhio a Damien Kelly, e chiedo anche l'opinione a Nino Benvenuti, come sempre qui con me. Che vi dà la buonasera. Questa sera Malodrottu incontra un pugile che ha già combattuto e vinto. Intanto l'inno finlandese in onore dell'arbitro Erkki Meronen. Sensazione di una canzone tirolese, bello però, suggestivo. Sì, molto bello, suggestivo, e anche l'arbitro la seguiva, la cantava. Sì, anche molto, perché molto bello. Molto bello. Malodrottu lo conosce, l'avversario, il 21 aprile di quest'anno l'ha incontrato e battuto. Ah sì, è l'annunciatore che spiega perché Damien Kelly non ha voluto il suo inno e né la bandiera. È una sua protesta personale, ha spiegato i motivi, ha detto di non pubblicizzarli. Infatti non sentiremo e né vediamo la bandiera nordirlandese, né sentiremo l'inno del Nord Irlanda. Nord Irlanda, questo è un fatto che evidentemente non possiamo spiegare, non ne conosciamo le ragioni, ma certamente saranno delle sue ragioni che poi... Ragioni politiche vere, saranno, insomma. Evidentemente, Ed eccoci i nostri fratelli per Malodrottu. Thank you.
sembrava una sfinge. Sì, è concentratissimo, sì, sì. Concentrato, sereno, tranquillo, molto. C'è da dire che ieri al peso Kelly si è presentato con 3 etti di troppo. Sì, ma li ha smaltiti velocemente. Sì, però ha dovuto fare un'oretta di flessioni, è arrivato addirittura sotto di 2 etti, per cui... Appunto. Ma questo comunque potrebbe poi influire, no? Beh, potrebbe influire, ma non capisco perché l'abbia fatto. Direi quasi che lui abbia voluto mostrare all'avversario di non temerlo al punto di arrivare soprapeso. Potrebbe essere un atteggiamento questo anche da parte del pugile olandese, dici, per influire negativamente, psicologicamente, su Simone Malodrottu, che abbiamo visto non teme di queste cose, a Doni Bonconto. Figuriamoci. Abbiamo visto la scheda di Simone, nato a Olbia il 4 giugno del 78, a 28 anni, per cui ha un record di 23 vittorie, di cui 9 prima del limite, una sconfitta, 53 kg e 300 al peso, come anche Damian Kelly, nato a Belfast il 3 aprile del 73, per cui 33 anni per lui, 22 vittorie, 10 prima del limite, 3 sconfitte, anche lui al peso, come detto, 53 kg e 300 grammi. L'arbitro, eccolo qui, Erkki Meronen, finlandese, che conosciamo molto bene. Dimmi. Sì, no, stavo per dire che Simone Malodrotto è la più bella espressione del pugilato italiano, una delle più belle espressioni del pugilato italiano che abbiamo in questo momento, è uno di quelli a cui ci teniamo moltissimo e che sappiamo che potrà arrivare a quei traguardi che molto ambiscono soprattutto anche i tifosi italiani nel pugilato, che lo seguono con tanto amore e con tanta intensità. Intanto è cominciata la prima delle 12 riprese, dicevo, dei giudici, lo spagnolo Francisco Vázquez Marcos, il belga Philippe Verbeek e il francese Daniel Talon. Che bel gancio sinistro! Sì, sul visore europeo il finlandese Bertie Augustin, il medico il dottor Nicola Sanna. Vediamo. È iniziato con un gancio sinistro stupendo di Malodrottu, velocissimo il pugile di Belfast. Mi sembra Malodrotto anche più tarchiato, messo molto bene fisicamente. Ma la differenza è sostanziale, nel senso che Kelly è un peso mosca che è salito di categoria, mentre Malodrotto è un gallo naturale. Non dimentichiamo che proprio quando era nei pesi mosca, Kelly fallì l'assalto al titolo mondiale, fu sconfitto a Barranquilla in Colombia per KO da Rene Pacheco, per cui fu la sua punta nei pesi mosca. Ora è salito di categoria, ha 33 anni, è anche naturale l'aumento di peso. Vediamo comunque. Kelly molto... impostato in una bella guardia, molto tecnicamente pulito. Sinistro ancora di Malodrotto, segno. Sì. Incassare un gancio di Malodrotto che... perfetto, direi, nell'esecuzione. Tocca anche Kelly, eccolo qua, questo è il pugilato preferito da Damien Kelly, piccole serie veloci e poi marcia indietro. Vediamo come riuscirà a interpretare questa sera l'incontro contro il nostro pugile. Kelly è convinto di aver vinto nettamente anche la sfida di Belfast. Io stesso, come l'ho detto, fui tratto in inganno, il destro ancora è Malodrotto, bravo. Tratto in inganno forse da qualche atteggiamento sul quadrato, però l'importante è che Malodrotto poi si riportò la corona. Come dicevi, Kelly viene da una categoria inferiore, quella dei pesi mosca, e lo sta dimostrando con i suoi attacchi destro velocissimi, a braccia molto strette, pugni che arrivano anche per linee interne, velocissime, ma si capisce che è meno potente di quanto non lo sia Malodrotto, che quando porta un colpo si vede la potenza da parte sua maggiore. Occorre guardare il bicipite destro di Malodrotto rispetto alle braccia di Kelly. Anche questo la magari sì, ha poca importanza dal punto di vista pugilistico, perché è chiaro che anche i segalini così magri hanno... sono pericolosi, pericolosissimi, anzi, hanno qualche volta qualche pugno di più in serbo di quando non ne abbiano quelli potenti. Cambia guardia Malodrotto, però deve incassare 2 colpi, non pesanti ma abbastanza precisi da parte del nordirlandese. In guardia destra, ma non le va bene perché termina. Ha incassato anche un montante destro, non evidentemente termina deve la attento. Prima ripresa, a mio avviso, per Malodrotto, perché soltanto in questi ultimi 15 secondi ha avuto qualche difficoltà da parte dell'avversario.
Eccolo qui l'angolo di Damien Kelly. Ma andiamo a sentire l'angolo di Maludrotto, prego regista Orti. Abbiamo il microfono all'angolo con il maestro Egidio Pellegrino. Proviamo a sentire, anche se non parlano, mi pare, in questo momento. C'è poco da dire, evidentemente. Eccolo qui. No, no. Sentiamo. Più scattante sulle gambe. Ah, ecco. Più veloce nel pensare. Eh? Pensare e fare subito. Sinistro o destro, tu te ne esci. Pensare e fare non è... Molto bello, ma stupenda la serenità negli occhi di Maludrotto. Sì, Molto. Peraltro Maludrotto non ha gradito il fatto che ieri Kelly abbia detto più volte a Belfast avevo vinto comunque io. Per cui è chiaro che c'è un motivo in più per far bene questa sera. Siamo alla seconda ripresa. Appunto, non deve aversene perché tanto questa sera c'è la soluzione delle contraddizioni. Il destro di Kelly intanto. 1-2 di Maludrotto, bravissimo il nostro campione. È andato a segno bene questa volta, precisissimo. Niente da fare, la potenza di Maludrotto la si capisce da questi attacchi. È troppo correattivo Kelly rispetto al suo solito. Ora ancora un destro di Kelly, ma è poco reattivo andar via. Di solito, come chiamavo io prima, la retromarcia di Kelly è leggendaria perché è un uomo abituato a girare molto. Questa sera ma vuole mostrare che quello che ha detto lo mantiene, cioè che lui ha vinto il match precedente e vuole mostrare di vincere anche questo. Di poterlo fare. Colpisce Kelly, tenta di farlo. Poi il montante di Kelly, già il secondo montante, che porta nella stessa maniera, però questa volta Maludrotto stava arretrando, per cui effetti molto ma molto relativi. Ancora il sinistro di Maludrotto. Sono i colpi di Maludrotto quelli che hanno proprio il senso della potenza. Determinatissimo Maludrotto. Belli questi sinistri d'approccio, ma non sono... Il sinistro di Maludrotto, segno preciso, bello. Uno dei colpi più puliti, più limpidi. C'è stata una bella risposta anche... Di Kelly, sì. Di Kelly. Ma quel sinistro di Maludrotto è stato molto bello. Già. Soprattutto il gancio sinistro, è un colpo che mi sembra latente. 1, 2, 3 colpi da parte di Maludrotto, poi un montante. Peccato il montante che ha soltanto sfiorato. Era un po' lontano. L'avversario, sì, sì. Abbiamo sentito un suggerimento di Pellegrino in sardo, però non sono riuscito a decifrarlo. Il destro di Kelly, ancora Kelly, poi a vuoto Maludrotto nella sua ribattuta. A vuoto sia l'uno che l'altro. Molto ben composto Kelly, ma direi che nella sostanza è... Poca sostanza, è sì. Quello che si rileva da parte del nostro Maludrotto. Però meno tonico Kelly rispetto, per esempio, all'incontro di Belfast e anche rispetto al suo solito, il destro e sinistro di Maludrotto. Ma quando destro uno bello, sinistro ancora. Quando uno è meno tonico significa che l'altro è tonicissimo. No, ma lui, destro di Maludrotto, ma appunto. Meno mobile intendo... Meno, non lo so, c'è qualcosa che non assomiglia al solito Kelly. Termina forse la ripresa ancora per il nostro. Ma forse hai ragione tu di aver detto che la perdita di quei 300 grammi poi, mezzo chilo, lo ha debilitato, può essere. Mezzo chilo perché lui è andato 3 etti sopra, è tornato 2 etti sotto, per cui... Sentiamo l'angolo. Con le braccia basse, con le braccia alte, si rientra lui. È veloce nel rientro. Oh, che gancio sinistro, ragazzi. Ci siamo? Qua devono funzionare le tue gambe, dentro e fuori quando di vicino. Ci siamo? Al rallentatore ci vedono ancora meglio. Sinistro, sinistro e poi 1-2. Respira. Come ti sei? Poche parole, infatti, assolutamente. Ha fatto parlare Pellegrino, ma comunque questa seconda ripresa molto, molto migliore della prima. No, assolutamente sta crescendo. Vediamo se questo suo lavoro di muoversi maggiormente. Certo che è già arrivato con qualche bel colpo. Eh sì, l'abbiamo visti, il regista Orti ce l'ha ben riproposti. E siamo al terzo round. Il jab di Maludrotto subito. Sì, al centro ring il nostro pugile aspetta l'attacco.
dell'irlandese. Sentissimo, ma lo drotta ancora il suo sinistro, che anche se va a vuoto, però tiene lontano l'avversario, gli impedisce ovviamente quei... il destro di un niente a vuoto, poi il gancio sinistro a segno invece. Scambio anche Kelly. Anche da parte di Kelly, deve stare attento in questi scambi ravvicinati che sono pericolosi. È quello che diceva Pellegrino, di venire via subito, dice portati fuori subito dopo aver portato i colpi. Peraltro la determinazione di Maludrotto questa sera è assolutamente superiore al sinistro di Maludrotto. Ma si capisce però che Maludrotto tiene in considerazione questo avversario. Certo. È molto controllato. Il destro di Maludrotto. E la sua guardia è molto stretta anche. Sì. Kelly tenta il bersaglio grosso, con pochi risultati. Anche il pugile sardo il destro ancora 1-2 bellissimo destro, l'ha sentito Kelly? Sì, l'ha sentito nettamente. Beh, questo destro sentito. insiste Maludrotto ha sentito il destro violentissimo il pugile irlandese e ancora 1-2 3-4 chi lo ferma più Maludrotto? 5 colpi punto. 6 ancora il nostro pugile in grave difficoltà, tenta di schivare il montante adesso in sinistro, ancora un destro pesantissimo, barcolla Kelly, scatenato Maludrotto, non c'è più l'irlandese, no. Ecco intervento arbitrale, vola l'asciugamano, termina l'incontro, anche i mentori di è volato l'asciugamano dall'angolo, sì, con giustamente Mickey Hawkins ha lanciato l'asciugamano in segno di resa, serie troppo violenta, troppo pesante da parte di Maludrotto, che si va ora a scusare quasi con il suo avversario, l'abbraccio cavalleristico come sempre accade in questo sport. Grandissimo Simone Maludrotto. Si è visto nel momento in cui ha capito che aveva fatto accusare Kelly, da quel momento credo che non si sarebbe mai più fermato. E quel destro terribile. Se il match fosse continuato, lui avrebbe continuato sino alla fine del round. Ma non credo che comunque avrebbe potuto mai nessuno arrivare a chiudere un round se all'inizio vieni colpito da quei colpi. Ma quel destro è stato terribile comunque. Adesso Umberto Ortici riproporrà le fasi salienti di questo finale, ma il primo destro è stato terribile. Si è visto immediatamente che ha barcolato, è andato sui talloni. Eccolo qua. Eccolo. Questo è veramente un colpo violentissimo, poi preparato bene col sinistro. Però un manuale. Poi qua ha fatto un po' di confusione, ma ne ha messi tanti. Guarda, questi sono colpi che arrivano. Eccolo qua, adesso eccoli qua i colpi. Qua c'è un destro, eccolo qua. E qui l'arbitro arriva. Ha fatto bene. Due o tre colpi di troppo, forse. Sì, comunque devo dire che Kelly ha accettato con un sorriso. Vuol dire che era ancora nelle condizioni di intendere e di capire. Però era giusto che terminasse il combattimento. Sì, poi ha recuperato subito perché si tratta di un pugile assolutamente integro, parlo di Damian Kelly, però i colpi sono arrivati. Eccolo qua, Simone Maludrotto, giustamente, che dice. È la sesta difesa del titolo, è una difesa veramente concreta, sì. Con una superiorità dimostrata sul quadrato straordinaria. Ora è chiaro che deve pensare a un titolo mondiale. Sì, naturalmente c'è nella WBA il giapponese Sidorenko. Sidorenko che WBC è giapponese. È buono. Invece la WBC il giapponese Asegana. Che è un tantino, però ha già detto l'altra volta a Santa Teresa di Gallura che lui va dappertutto a fare il mondiale. A chi credo. Ha talmente voglia di conquistare un titolo che va dappertutto, potrebbe andare in Giappone, in Russia, alle Falkland, dove lo mando a combattere. Sì, ma credo che ne ha anche delle buone ragioni e le qualità per poterlo fare, anche perché lui veramente in questo momento è quello, come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, una delle nostre perle, delle nostre speranze del pugilato nazionale. Ricordiamo Piccirillo. E lo ha mostrato, l'altro campione europeo assieme a Sarrizzo, Vitebranco, titolo mondiale. Ed eccolo qui il verdetto ufficiale dell'inizio della terza ripresa. Terza ripresa. Simone KO tecnico per Simone Maludrotto, che si conferma per la sesta volta campione europeo dei pesi gallo.
Ecco qui Damian Kelly, valoroso sfidante, valoroso avversario, ma messo nettamente sotto. Ora Kelly potrà attendere, in attesa la moglie del quarto figlio, sì, potrà attendere con tranquillità senza pensare ad allenarsi per un buon periodo, perché il recupero qua deve essere condizionato dalla pesantezza dei colpi subiti. Il titolo europeo per Mario Grotto a questo punto le va stretto. Non c'è più avversario. Non ci sono più avversari e ha il diritto di combattere per un titolo mondiale. Un campione d'Europa, direi, eccolo che qui, è la cintura, il miglior sfidante per un campione del mondo. E occorre dire che li hai incontrati tutti, da Kibir Lopez a Patrak a Carmelo Ballon. E niente, aspettiamo, vediamo. Io mi auguro che le organizzazioni si mettano d'accordo per dare un giusto risalto a questo pugile che da 2 anni, dopo la conquista, difende brillantissimamente il suo titolo continentale. Con questa immagine di Simone Malodrotto raggiante è tutto, amici sportivi. Ringrazio Nino Benvenuti per il consueto supporto tecnico e ovviamente, voi per averci seguito fino a quest'ora. Da Mario Mattioli è tutto. Benvenuti, buonanotte. Buonanotte. Thank you.